Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del TG Bro Stars. Arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se noi, lasciate hashtag TG Bro Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passare al nostro disco pubblico e trovare qua sotto in descrizione e passare alla nostra pagina di Twitch, dove siamo in live tutte le sere alle 8:30 dal lunedì al venerdì ragazzi. Allora, andiamo a vedere le notizie di oggi. Oddio, Frank non si è riuscito a trattenere ragazzi, è riuscito a rispondere a una domanda di Bro Stars mentre è in vacanza. Wow. 12Robert25 dice: ciao Frank, cosa succede se qualcuno acquista un Brawl Pass appunto per Bro Stars e non ha un Brock? Cosa otterrai al posto della pelle, quindi al posto della skin? Avrai anche Brock, quindi avrai sia Brock che la skin. Ecco, questo è già più educato a fare la domanda a Frank. Gli dice: so che è la tua vacanza e non dovrei chiedertelo, ma farai cambiamenti o equilibri durante questo mese, quindi bilanciamenti o dopo la tua pausa? Il team di sviluppo è fantastico. Allora Frank dice: la maggior parte del team di sviluppo non c'è, non funziona, non è attiva, quindi nessun bilanciamento questo mese. Questo Lucas fa una domanda molto interessante a Dani e gli chiede: ma la skin, quella nuova di Crab appunto Tick, quindi il granchio, sarà una skin ricorrente nel negozio oppure sarà un'esclusiva soltanto estiva? Dani dice: ricorrente, quindi entra nel normale ciclo delle skin, non dovete affrettarvi a comprarla, fatela abbassare di prezzo. Questa è un'idea che ci condivide Cristi. Allora, giustamente è sempre di quel ragazzo che fa gli sfondi interessantissimi appunto per gli sblocchi dei brawler vari. In effetti si potrebbe fare anche una cosa del genere molto simpatica, che quello è preso col Brawl Pass, quindi lo sfondo dello sblocco rappresenta il Brawl Pass, quella invece è presa con i punti stellari, lo sfondo giustamente lo sblocco dovrebbe rappresentare i punti stellari. Invece Horus Bo, che è stato fatto dal Mick Supercell, sarebbe bello che avesse uno sfondo con il Mick Supercell che gira quando lo sbloccate, così rappresenta qualcosa di diverso, la gente si interessa, va a vedere che cos'è e magari scopre questa parte arte di Brawl Stars che non tutti sanno. Questo me l'ha mandato Gabri5000 ragazzi, uno di voi ha fatto un disegno del corvo fatto a mano, dai, ci può stare. Matteo ci condivide questa informazione importante: il team Liquid ha creato un suo campionato per la community appunto che si chiama Brawl Stars Arena. La registrazione e le qualificazioni per l'America saranno aperte dal 23 luglio, le qualificazioni invece per l'Europa apriranno il 27 luglio e finiranno il 5 agosto. Ragazzi, affrettatevi, andate su brawlstarsarena.gg se volete sapere maggiori informazioni. Questo invece è un disegno fatto a mano, sempre della situazione di Summer of Monsters, andata da Spike. Guardate che bella rappresentazione, giustamente, della città e della nostra Maxine e del nostro Energetic, che sono lì pronti a combatterla. Questa concept art ce la manda Baobab, un concept art appunto di un brawler chiamato Shrooms, che giustamente è un funghetto. Ci mettono anche la faccina molto interessante, vediamo un po' che cosa è. Ci fa vedere anche gli attacchi che ha la torretta, che giustamente tira del gas velenoso. Anche gli attacchi tirano una sorta di gas velenoso. Molto interessante, sarebbe bello da vedere in gioco, anche perché c'ha la faccia molto cattiva. Questa ce la manda Mamun ragazzi, è stata fatta da Devonxy, veramente interessante, un corvo fatto molto in stile umano, effettivamente sembra molto più cattivo e anche molto più affidabile. Andrex ci condivide: nel post di Dick Red Granchio c'è questa faccia in realtà si è riuscita a vedere anche nel video presentazione di questo ultimo aggiornamento del Summer of Monsters, quindi quella faccia potrebbe rappresentare qualcosa o qualcuno? Black Scorpion ci dice: ciao Mordo, che sto partecipando al contest con questo disegno, spero che piaccia alla Supercell. Speriamo che gli piaccia, perché giustamente vanno premiati anche quelli che l'hanno disegnato a mano e che sono anche un pochino più piccoli. Questa è una notizia molto interessante che ci condivide Mamun: sembrerebbe che questo Psyop abbia partecipato appunto alla creazione del video della Piper, quello che avete visto, stupendo, ufficiale, giustamente responsabile degli assetti della superficie, delle luci degli interiori, quindi dell'interno delle case, e ha dato a una mano anche a settare quelle dell'esterno di luci. Interessante. Allora, però la cosa importante è che dice che questa è la parte 1 di un lungo progetto a cui ha lavorato, quindi probabilmente questa non sarà la prima animazione, ce ne saranno delle altre. Ok, questa ce la condivide sempre Mamun, un'immagine fatta da Dawn, è la rappresentazione giustamente del video della Piper, però con uno stile molto strano, con i dentoni giganti e con la faccia molto storta. Oddio, così sembra più una donnona Piper. Asinte MBS ci manda questo bug della sua schermata e dice: Mordo, la mia schermata si era buggata e mi faceva giocare solo una parte dello schermo. Questo bug è abbastanza comune, succede spesso quando praticamente andate a loggare sopra un social direttamente da Brawl Stars. Per esempio andate a cliccare collega amici di Facebook, vi manda un attimo su Facebook, quando ritornate trovate o la schermata glitchata o la schermata a metà. Giustamente Gaidan ha continuato la tradizione dei video che stanno uscendo ultimamente, che ormai avete preso la mia faccia come un modello per farci tutti i brawler. In questo caso Gaidan ha rappresentato Pocho sul mio viso.
Questo ragazzo mi è arrivato in privato e mi ha detto: datemi una mano con gli upvote, quindi con i voti sopra Reddit, così magari abbiamo qualche possibilità di vittoria, ci dice. Giustamente sta partecipando, come ripeto, il contest Super City, quello degli anni del 62, e ha rappresentato in questo caso una squadra diversa, un gruppo di brawler diversi che forse nessuno ha preso in considerazione. Una bella Tara che sembra molto robotica, quindi magari è l'eroe della situazione, e un bellissimo Mr. P che sembra un vampirello alieno, molto simpatico, che c'ha pure la pallettina aliena sulla testa. Ci piace, giustamente, nell'estate del 62 in spiaggia. Questa è un'immagine stupenda che ha fatto appunto Dodi Skins, che ha rappresentato il nostro mitico Dani con un ombrellino simpaticissimo che scende con l'immagine dietro, e se non erro su questa ci hanno fatto anche una maglietta, quindi chissà se Dani le rivende, sono molto simpatiche. Ok, questa è una cosa molto strana. In pratica c'è un'immagine, non so se è presa mi sa dal video ufficiale effettivamente, che fa vedere in pratica lo scheletro della Jessie. E c'è qualcosa che non va. All'interno dei ciuffi della Jessie ci sono delle ossa. Ma come? E di là hanno fatto vedere un'immagine di come dovrebbe essere a sto punto la Jessie. Dovrebbe avere due pennacchi di carne che gli escono e che gli vanno a coprire pieni dei capelli. Che roba assurda. Dade ci dice: questa la voglio nel gioco. In pratica sarebbe una cosa molto simpatica, una idea sinceramente, con un pulsante in più delle statistiche, che vi dice le statistiche che avete con quel brawler, quindi quante kill avete fatto, quante percentuali di vittorie, quante cure, quanti danni, quanti salti, quante super, qual è la vostra pins preferita e tant'altro. Effettivamente alcune persone sono a questo livello che vorrebbero effettivamente sapere delle statistiche migliori per capire con quale brawler sono più adatti e su quale parti peccano. Eliano, intanto lo saluto tantissimo, ci condivide effettivamente questa immagine dell'uscita della skin di Tick Regranchio, che come al solito, visto la grafica, è buggata. Se vedi bene c'è l'ombra originale a destra, ma Tick è piazzato più a sinistra. E non solo, il braccetto essendo più a sinistra esce fuori dalla schermata. Effettivamente c'ha ragione Eliano, è il solito bug della posizione, non lo riescono a mettere a posto. Questa è una cosa che forse, secondo me, qualcuno di voi già se n'era accorto. Io me l'ero accorto un po' di tempo fa. Diamond mi condivide questa immagine dell'Eugenio e ci fa vedere che nella prima schermata, appunto, di sblocco ha i denti di fuori, quindi due dentoni, e invece quando praticamente l'ho andata a vedere in gioco non ha neanche un dente. Effettivamente perché fare una differenza del genere a questo punto? Cancellate i denti dall'immaginina. Questa si intitola: si può rubare kill con class. Andiamo a vedere come fa. Allora, Nick è un leon, giustamente, ok? Parte steltato di cattiveria di lato. Non se ne accorgono, sono lì pronti ad attaccare. Boom, double kill all'angoletto. Vai, ammazza anche la Shelly. Se ne fatti tutti e tre. Mamuna ci fa vedere una cosa molto interessante. L'ha provata giustamente con i bot e i bot si confondono. Guardate un po' che combina. Allora, tira un missiletto solo, giusto per rompere quell'angoletto, ragazzi. Guardate. E Tick, ok. Jumpa là dentro e guardate, tutti i bot per un momento si bloccano. Vuoi dire, oddio, ho perso il target e mo come faccio? Guardate, mo attacca la Jessie per fargli un attimo sbloccare. Guarda, è arrivata pure Anita, si è fermata pure Anita, raga. Ha mandato in tilt l'intelligenza artificiale, ok. La Jessie è scappata, il Tick ha tirato un colpo, un paio di colpi lì. Ha cominciato a capire solo in quel momento che lui stava là dentro. Ash YouTube condivide questa clip molto interessante che fa vedere il nuovo colpo della Piper, quanto è esagerato. Guardate, guardate quel povero Mortis. E allungata, curva, boom, lo prende fino alla giù, raga. Assurdo. E guardate, continua. Sì, no, raga, è troppo più. Guardate adesso la curva. Boom! Preso, pazzesco. Questa è intitolata i Febbug, guarda che fortuna, andiamo a vedere. Ok, Samu, vediamo Samu pronto. Sta attaccando, oh, mamma mia, la palla si è fermata là davanti. Oh, no, no, non può essere, raga, doppia esplosione tripla. Sì, che cuore, raga, davvero, altro che fortuna. Simone mi manda questa clip e dice: la parte interessante è nel finale. Andiamo a vedere il finale, ecco QLS Simone. Timo, vediamo un po' cosa ci combina col Mortis. Prende la palla, caricone in mezzo a tutti. E vabbè, gliel'ha fatta passare sotto i piedi. Questo ragazzo ci dice: vinto grazie alle nuove fans. Vediamo un po'. Allora, giustamente il Mortis non può passare attraverso le fans. Il Corvo può attaccare attraverso le fans, in verità. Vediamo un po' che cosa succede. Mortis potrebbe tirare anche la super. Guardate, boom, colpetto da dietro alle fans. Ah, non lo puoi attaccare, guarda quel Mortis. No, che cattiveria, regà. Mo' attaccano da là dietro, anche se stanno nel fumetto. Gli frega, è nato il compagno, GG. Allora, questa clip me la manda uno di voi sulla mail. Andiamola a vedere insieme. Metto un paio di clip delle mail, ragazzi. Vediamo un po', dovrebbe essere il ragazzo in alto con l'8-bit. Un po' cosa combina. Sta aspettando il momento giusto. GX DJ è pronto. Quelli lì stanno facendo anche un mezzo team a vederli. Ok, sono pronti. Gege e il Brock stanno attaccando il povero Leon. GX DJ è pronto lì sopra per uscire. Eccolo che parte. Un 2 power up contro un 15 power up. Rinasce il compagno.
che è Fez, appunto. Eccoli qui. Rinasce l'8 bit, perfetto. Wow, vediamo un po' che riescono a fare. Sono rimasti lui e il 15 power up. Ma lo devasta, lo vince, lo batte. Sì, GG. Allora ragazzi, questa clip è una clip molto semplice, perché il gol non è niente di eccezionale. Ma la cosa simpatica è vedere una trottola che vedrete girare. Guardate, Danix VGF va a fare il gol tranquillamente e là è rimasto a roteare con la super, senza motivo, così. Se siamo arrivati alla fine di questa puntata di TG Brawl Stars, lo so che non ci sono molte news e neanche tanti bug, ma visto che tutto il team di Brawl Stars è in vacanza, giustamente non essendoci aggiornamenti, i bug nuovi non appaiono. Giustamente andremo a trovare sempre delle belle idee, delle belle immagini. Se avete anche immagini vostre molto interessanti o disegni, mandatemeli, che magari li mettiamo all'interno delle puntate. Arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag TG Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passate al nostro disco pubblico che trovate qua sotto in descrizione e passate alla nostra pagina di Twitch, dove siamo in live dalle 8 e mezza alle 10 tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video.